Allora ragazzi, bentornati in questo episodio speciale di New Retro, dove parliamo del remake di House of the Dead. Infatti, negli ultimi giorni è uscito questo remake del gioco House of the Dead, della Sega, gioco famoso in sala giochi. Era un gioco che ha spopolato sulla fine degli anni 90, se non erro 1998 era questo gioco. È un gioco che io ho amato in sala giochi anche nelle successive conversioni. Un mio amico aveva la conversione per Sega Saturn, ci giocavamo con la pistola, quella blu di plastica del Saturn, che quella era la stessa pistola di Virtua Cop, no? E il gioco è sempre stato molto bello, molto divertente, molto appagante. È stato uno dei migliori shooter on rails da sala, diciamo, prendeva l'eredità dei vari Operation Wolf e compagnia, insomma, li portava nella terza dimensione, un po' con un motore grafico che era un'evoluzione di quello dei vari Virtua di Sega, no? Che fu la prima a portare il 3D in sala giochi. Ricordiamo Virtua Racing, Virtua Fighter e anche poi Die Hard Arcade, che portava il picchiaduro nella terza dimensione, no? Il picchiaduro a scorrimento nella terza dimensione. E House of the Dead è stato un gioco straordinario per tanti motivi, non ultimo anche il fatto che era molto rigiocabile visto che c'erano dei bivi. Allora io farò in futuro un gameplay del primo House of the Dead, di cui ho la versione PC attualmente. La versione Saturn non ce l'ho, ce l'aveva con l'amico mio. Il Saturn ce l'ho, ma non c'ho la versione Saturn con la pistola, purtroppo. Allora, però porterò magari più avanti House of the Dead 1 e 2. Però, allora, quello che volevo dire è che questo remake, che è uscito di recente per Nintendo Switch, da un punto di vista grafico fa un lavoro veramente egregio, come vedete. La grafica è stata ritoccata e rimaneggiata in maniera molto convincente e soprattutto dal punto di vista dell'illuminazione, dei modelli 3D, delle luci, è veramente molto molto bella. Però ci sono tre punti, tre cose che in questo remake di House of the Dead purtroppo non quadrano e non rispecchiano l'originale. Partiamo dalla più, tra virgolette, stupida, che nonostante la grafica sia veramente molto bella, purtroppo l'atmosfera dell'originale un po' è diversa. Non dico che è peggiore, che è migliore. Sicuramente c'è una bella atmosfera, remake, come vedete è molto cupo, molto così, però un'atmosfera un pochino diversa dall'originale. Soprattutto alcune ambientazioni risultano proprio diverse per luci, per colori, illuminazione, tutto quanto. E non sono, diciamo, non riportano, non ri ridanno, non riportano quell'atmosfera che aveva l'originale in alcuni punti, in altri punti invece è riuscito. Però purtroppo andiamo ai due, agli altri due, alle altre due differenze, che sono quelle un po' che sono pesanti, pesanti. Perché anche se il gioco è veramente molto bello graficamente, è stato fatto da un team polacco, che non ricordo il nome. È proprio questo fatto che questo remake è stato fatto da degli occidentali e non da dei giapponesi. Guardate, il primo boss, Hierophant, mi pare si chiamava, perché i boss si chiamano, no, Chariot è il primo boss, perché si chiamano tutti come carte dei tarocchi, che è fantastico. Però dicevo, il primo, diciamo, il difetto grosso è il feeling dei colpi. Guardate, nell'originale tu ogni colpo che dai con la Magnum classica dei due agenti protagonisti, era come una cannonata. Sentivi proprio l'impatto del colpo, sia quando sparavi a vuoto, ma anche quando sparavi sui nemici, vedevi proprio la reazione sul corpo dei nemici. E l'impatto dei colpi era fatto molto bene, sparare dava molta soddisfazione, cosa che purtroppo qui nel remake non accade. I colpi sono un po' più lofti e non ha quello stesso feeling dell'originale, ragazzi. Mi dispiace, ma è così. Allora, ma l'ultimo difetto, quello forse più importante, che mette proprio l'ultimo chiodo sulla bara di questo remake, che pur esteticamente è bellissimo, è purtroppo lo schema di controllo. Perché sì, è possibile giocare con gli stick analogici oppure con il puntamento del giroscopio, però tutti sappiamo che il puntamento del giroscopio della Switch, della Nintendo Switch, purtroppo è molto lontano dai fasti del Wiimote, del telecomando Wii, della vecchia Wii, che c'aveva la barra sensore ed era precisissimo. Invece purtroppo il giroscopio della Switch spesso se ne va a quel paese, non è preciso manco per niente e svirgola tantissimo.
Quindi diciamo che i controlli sono veramente non all'altezza di un gioco del genere che andrebbe giocato con la light gun. Sì, c'è anche un'opzione per comprare per la light gun, diciamo, per supportare la light, però bisogna comprarla a parte. Quindi diciamo che secondo me non ce la fa per questi tre motivi. Primo motivo, l'atmosfera è diversa. Secondo motivo, il feeling dei colpi è completamente diverso e non è all'altezza dell'originale. Terzo e ultimo motivo è ovviamente lo schema di controllo. Vabbè ragazzi, ho detto la mia, interrompo il video qui perché altrimenti vi spoilerò troppo, perché sto anche facendo vedere questo qui, il boss più importante del gioco. E quindi chiudiamo ragazzi, chiudiamo qui la puntata. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate anche voi di questo remake. Ciao ragazzi, alla prossima.